Siamo a Taranto presso la Biblioteca Comunale a Clavio, presentazione e dibattito sul libro Il Cuore Comune, omaggio alla vita matrimoniale, autore Cosimo Luigi Russo. Ho avuto modo di dare un'occhiata alla sua pubblicazione. Si tratta ovviamente di problematiche familiari, si tratta del rapporto di coppia, un rapporto di coppia che oggi è insidiato e insediato da varie sirene apparentemente ammaliatrici. Le difficoltà che il rapporto di coppia può vivere, come in tante occasioni accade, però c'è una vis attrattiva, c'è una forza maggiore, un quid pluris, mi par di capire, che è il cuore comune, il centro vitale di quella realtà personale, leggo testualmente, che trascende le persone dei coniugi e le unifica, queste persone, in un unicum. Sì, esatto. Lei ha colto l'essenza della questione. Il taglio di questo libro vuole essere un taglio positivo, nel senso che quando si parla di matrimonio, di famiglia, di coppia, di rapporti di coppia, spesso si tende a descrivere o a illustrare quelle che sono le difficoltà del matrimonio, che sono peraltro difficoltà normali. Lo sforzo che abbiamo voluto compiere è quello di parlare in positivo, cioè fermo il tema delle normali difficoltà, come si possono superare queste difficoltà facendo riferimento a quello che realmente marito e moglie sono. Un unicum, questa realtà ultrapersonale che trascende le persone di coniugi, che pur continuando a esistere come singoli, tuttavia danno origine costitutivamente, ontologicamente, ad una realtà che li trascende, che è il loro cuore comune. La società odierna, lo dicevo all'inizio, presenta maggiori occasioni e moventi di difficoltà. Ma su questo io probabilmente svilupperei una riflessione più approfondita, nel senso che non ne farei una questione di tempi. Non penso che, per dirla male, il matrimonio naturale possa avere oggi più o meno insidie di quanto potesse averlo all'epoca dei greci o dei romani o dei barbari. È semplicemente che come ogni tempo, come in ogni era dell'umanità, occorre per generare azioni che siano realmente fondative, occorre approfondire e quindi riflettere, e dalla riflessione, il sapere che è generato dalla riflessione sana le difficoltà, ma non vedo una particolare difficoltà di questo momento. Per concludere, la domanda è: ora che conosciamo la strada per la felicità, questo unicum in un rapporto di coppia, dovremmo saperla percorrere? Dovremmo, uso il condizionale. Ma sì, dovremmo sapere, lo spirito deve essere sempre quello positivo, deve essere sempre quello sportivo. È importante, cioè, arrivare a comprendere che un matrimonio non può fallire. E questa è la certezza che dà la spinta necessaria a quali che siano i problemi, che, torno a dire, sono normali, non sono l'eccezione. Un marito e una moglie innamorati, più o meno degli inizi, sapranno percorrere per risolvere i loro problemi.